Sono Stefano Gorelli, direttore dell'area ricerche di ISIM Ricerche. Sono qui con Felicia Pelagalli, che invece è la direttrice di culture. Sono due istituti che da molti anni svolgono ricerche, studi, indagini e riflessioni nel campo della comunicazione e nel campo dell'innovazione. I due istituti stanno collaborando in particolare su un progetto che è quello di un convegno su chi crea il web. È un convegno che si svolgerà a Roma il 12 marzo in collaborazione con Rainet e con il patrocinio dell'assessorato alla cultura del Comune di Roma. Il punto di partenza è nato dall'osservazione che molte imprese in questi ultimi anni hanno moltiplicato iniziative volte a creare comunità con le quali coinvolgere i componenti di queste comunità attraverso piattaforme di storytelling o di social moving, o cercando di stimolare contenuti, idee, condivisione quindi di riflessioni all'interno di queste comunità. Il punto è però quali e quanti componenti di queste comunità contribuiscono, quindi in qualche modo forniscono contenuti, postano, scrivono, quali modelli culturali e quali identità queste persone esprimono in queste comunità. Il ragionamento, diciamo in qualche modo parallelo, il fatto di questa moltiplicazione di device che ha prodotto una sorta di non solo appunto una moltiplicazione di tecnologie, ma c'è stata una moltiplicazione di tempi, una moltiplicazione di attività, una moltiplicazione di identità. Gli studi più recenti ci dicono che quasi un terzo dei telespettatori italiani e quasi il 40 o quasi la metà degli telespettatori americani guardano la televisione anche conversando attraverso i social network. Queste nuove tipo di modalità ovviamente non riguardano solo la televisione, ma hanno rappresentato proprio una sorta di cambiamento in tutta un'altra ampio ventaglio di sfere. Avremo l'esperienza di molte aziende italiane. Ci sarà appunto Rai, Rainet, ci sarà Enel, Telecom Italia, BNL, ABI, e le aziende porteranno le esperienze che stanno conducendo in questo periodo di iniziative che coinvolgono comunità. Quindi si tratta di un convegno in cui fermarsi a pensare alle iniziative in campo, quindi smettere di fare, comunicare e iniziare un pochino a pensare a quello che sta accadendo, cioè al tipo di relazione che l'azienda sta proponendo ai pubblici esterni ed interni, il tipo di risposta che sta avendo, e poi potremmo anche trarre delle conclusioni su quali sono le regole del gioco che funzionano, cioè su quali sono le regole che creano comunità e fanno partecipare le comunità alla conversazione che l'azienda propone. Questo è un po' il tema del convegno.